Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Erika, siamo allo stand di Activision alle 3 2017 perché volevo parlarvi di Call of Duty World War 2. Abbiamo provato il gioco, in particolare abbiamo provato il multiplayer, tre modalità differenti abbiamo avuto l'occasione di provare e tutte davano lo stesso identico feeling, cioè quello di trovarsi veramente sul campo di battaglia. La sensazione è molto simile, devo dire, a quella provata in Battlefield 1, perché c'è questo realismo estremo, questa sensazione di caducità, questa cosa per cui muori ogni 3x2, è tutto così, come dire, molto antico, molto realistico, molto bello, devo dire, graficamente spettacolare, mi è piaciuto davvero un sacco. Per quanto riguarda il multiplayer, ci sono un sacco di classi differenti che potete scegliere. Potete sceglierle ovviamente sia in base ai vostri gusti, sia in base al terreno e alla mappa di gioco. Le mappe che ho provato io non sono particolarmente estese, quindi scordatevi una cosa proprio alla Battlefield 1 per fare un paragone così con un gioco a caso, sono molto più strette. Questo vuol dire che lo spazio a disposizione, le alternative sono un po' meno, però il gioco è molto frenetico e il ritmo è molto alto, quindi non vi annoiate assolutamente. Mi è piaciuto moltissimo anche il feeling con le armi, ovviamente le armi sono quelle dell'antichità perché il realismo è importante, e devo dire che è veramente, ve lo continuo a ripetere, però voglio che sia chiaro che il realismo di questo gioco è veramente altissimo, così come il livello di divertimento. Direi che è tutto, io non vedo l'ora di vedere poi come sarà la campagna, perché quella potrebbe fare un pochino la differenza. Il multiplayer, come al solito, di Call of Duty è solidissimo e anche in questo caso le cose non sono cambiate. Direi che è tutto, io adesso vado, che devo scappare perché c'è sempre il faro che mi acceca, come al solito. Noi ci vediamo al prossimo video, voi ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere like, di lasciare dei commenti, di condividere tutte cose e di seguirci usando l'hashtag Princess in La LA. Ciao!